Quando è stata la prima volta che ti sei esibito davanti a un pubblico? Credo avessi 17 anni in un ristorante, che era praticamente una festa, non mi ricordo bene, comunque di amici di famiglia, ma era la prima volta che mi esibivo davanti a un pubblico di non parenti o di conoscenti, Hai diciamo. avuto timore, paura? Assolutamente, assolutamente. Penso che ci passino un po' tutti, anzi, forse ci passavano di più noi, le mie generazioni, quelle prima di quelle attuali, no? Perché è cambiato un po' tutto. Però assolutamente, cioè le mani che tremano, la salivazione che si azzera, il cuore che inizia a pompare a mille. Sì, infatti dicono che la glossofobia si chiama, sia una delle principali paure dell'uomo. Beh, avendola vissuta lo posso comprendere. E indubbiamente chi si performa passa attraverso I questo, giudizi degli altri, non la paura di sapere degli occhi. sbagliare, di mettersi in ridicolo, tante cose. E ovviamente, poi in base a quello che stai facendo, sorge, nasce da quello che stai appunto facendo, no? Chi fa public speaking e basta ha paura di impaperarsi, chi fa magia ha paura di impaperarsi, ma anche di sbagliare e via dicendo. Tanto che alcuni si rifugiano nel testo scritto recitato a A memoria. Il memoria. problema è che poi se, a volte suona per quello che è, cioè un testo recitato a memoria. È anche positiva, no? Perché ti crea quella tensione che ti permette di essere vivo e presente sul palco, però la devi gestire bene. E anche lì non ci sono regole fisse perché poi ognuno la gestisce e reagisce in modo Cioè, tu diverso. personalmente come hai fatto a combattere la paura del salire su un palco, dell'esibirti? Ma in realtà non ho fatto quasi niente, sono onesto. Mi è passata facendo, cioè più lavoravo, ho lavorato tantissimo, più ti passa questa paura. Uno dei segreti che puoi fare a casa, senza parlare di esercizi, di respirazione, proprio un segreto terra-terra che ti permette di tenerla un po' poco più a bada, è impegnarsi e sapere di conoscere il materiale che andiamo a esibire dentro fuori, no? Come dicono inside out, come dicono gli americani. Quindi non posso, anche se ti viene lo stesso, non posso avere più di tanto la paura di sbagliare perché so che l'ho ripetuto talmente tante volte che non sbaglio. In realtà la cosa più importante è che scattano degli automatismi. L'ho fatto talmente tante volte che la mia memoria muscolare, meno male, entra in azione anche nei periodi, nei momenti di panico. Se il panico è panico, ti blocchi e non si scappa. Certo. Quello, uno dei segreti, parlo per me, è convincersi a un certo punto, un giorno, arrivare alla consapevolezza, che non sono il primo a dirlo, ci mancherebbe, che non stai operando a cuore aperto. Ti impaperi, sbagli, non succede niente, non sei, non ti lanciano i pomodori e molte persone del pubblico in realtà sono dalla tua parte. E questa è un'altra cosa che non ci crediamo, ma dobbiamo ricordarci, cioè molti si dispiacciono del fatto che tu sbagli. Quindi uno dei segreti è non aver paura perlomeno di sbagliare. Questa è un'altra cosa molto importantissima. Certo, devo avere un piano B, ma il piano B può essere anche solo, scusate, ho sbagliato. Poi, in base a com'è magari il vostro personaggio, ne uscite in un modo o in un altro, ma ammettere un errore, ma nessuno vi fucila. Anche perché non farlo porta all'effetto contrario, cioè magari andare in conflitto col pubblico, giustificandosi, volendo dire quello che è, poi diventi antipatico e non ti difendono più. Diventi antipatico, rischi di diventare patetico, ce l'abbiamo visto con Mornati, no? Avevamo fatto il video, cioè era palese che avesse sbagliato, ma e lì lo puoi giustificare, cioè non era giustificabile come ha cercato di rimediare all'errore. E lì ha esternato una cosa che non deve capitare, si ricollega a quello che dicevo prima, se io il gioco lo conoscevo dentro fuori, a parte che era pressoché impossibile che sbagliassi, ma nel momento in cui io studio un gioco, cerco una parte del mio studio, del mio ragionamento, è volta a cercare di immaginare tutto quello che potrebbe andare male, perché sai, per la legge di Murphy, se qualcosa va male, lo andrà e nel momento peggiore, e trovare delle soluzioni a casa, a quello, cioè delle reazioni accettabili a quello che potrebbe andare male.
un altro segreto, e si usa spesso il teatro, nel cabaret, e noi, secondo me, noi prestigiatori, se abbiamo un personaggio possiamo usarlo a nostro vantaggio, è